Oggi abbiamo vinto la prima posizione in Europa per paese percepito come più corrotto. Non crede di avere molto trascurato questo tema? Non è facendo nuove leggi che si combatte la corruzione, è iniziando a farle rispettare a quelli che rubano. Quando gli stessi che rubano, Greganti e gli altri, sono gli stessi dopo 20 anni, il problema non è di leggi, si è iniziato... Sto parlando dei miliardi che potreste recuperare dai ladri e che continuate a non recuperare perché lì. Non potete fare quelle norme sull'autoriciclaggio, sulla corruzione e sulla prescrizione che vi fanno saltare l'alleanza con Berlusconi e con Alfano. Tutto ti porta a parlare di ciò che sta accadendo a Roma. Intendiamoci bene, il governo non può mettere il naso, non deve mettere il naso, non vuole mettere il naso in quello che fa la magistratura. In Italia, su una popolazione carceraria di circa 50.000 persone, in carcere per corruzione con sentenza passata in giudicato, sono 257. E allora, giovedì mattina, insieme al ministro Orlando, al Consiglio dei Ministri che si terrà giovedì alle 8 di mattina, noi porteremo 4 piccole grandi modifiche al nostro codice penale e alle regole del gioco. Non è facendo nuove leggi che si combatte la corruzione, è iniziando a farle rispettare a quelli che rubano. No? Noi porteremo 4 piccole grandi modifiche al nostro codice penale e alle regole del gioco. No, non sono tutti uguali. C'è chi ruba e chi è serio.